Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questi sono gamberoni della Movimar. Sì, sono i gamberoni della Movimar che io ai quali ho già tolto il carapace e il budellino sulla schiena. Abbiamo fatto anche un piccolo tutorial per fare questo, perché alcuni ci hanno chiesto come si fa e quindi l'abbiamo fatto. Se volete lo mettiamo nell'info Certo. box. Un piatto semplicissimo, di cosa abbiamo bisogno? Di gamberoni. Eccoli qua, Freschi. freschi, e di un foglio. Se vi vede a Roma, andateli a comprare alla Movimar. Nell'info box vi metto tutti i punti vendita dove avrete il 10% di sconto, Tranne che sulle tranne che sulle offerte. offerte, se andate a nome di Video Ricette Insieme. E voi andate a nome di Video Ricette Insieme, Mi però iscrivetevi raccomando. al canale prima. Allora, dicevamo. Dicevamo. Di cosa abbiamo bisogno? Di gamberoni, questi sono circa con il carapace erano circa mezzo chilo, adesso saranno un 3 etti più o meno, sì o no, e di un posto, sì, di un posto, Porta al di un foglio di pasta sfoglia, di un posto di faglia foglia, stavo dicendo. Basta. Ok, vabbè. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare delle strisce di questa dimensione più o meno. Vedete? Saranno larghe un paio di centimetri. Sì, Un dito. un dito dei miei, non dei vostri, perché io ho i ditoni. Facciamo tutte strisce di questa dimensione qua. Noi le facciamo tutte E e poi ci ci vediamo. rivediamo. Allora, ho fatto a striscioline, come vedete, la pasta. Questo è un tipo di pasta particolare, è senza glutine. Voi mi direte, come mai hai comprato questa? Questa c'era. Ecco, cioè, non c'è un motivo valido, semplicemente questa c'era. Al supermercato avevano preso qualsiasi tipo di alimento. Quindi glielo giri intorno. Esatto. Io lo giro intorno in questo modo. E li metto qua. Poi Carino. li andrò a spennellare con un pochino di latte. È possibile, ne ho visti simili al ristorante giapponese? Sì, ma intorno hanno la pasta Sì, filo. no, no, diversa. Simile. Sì, hanno la pasta filo oppure gli spaghetti, quelli di riso Sì, quelli loro. cotti. Sì. Ecco, Ok, quindi facile, facile, più facile di così. Li li andiamo a fare tutti. A tra andiamo a fare tutti e ci rivediamo qui poco. a gamberi fatti. Li abbiamo Ecco qua. ricoperti tutti. Che Esattamente. Allora, a questo punto che facciamo? fai? Li spennelliamo con un pochino di latte. Latte classico. Latte, questo è quello che con cui faccio colazione io, l'ho scremato. Perché questa operazione? Che Che cosa? li lucida un po' sopra. Esatto. Ah, è come quando ci mette l'uovo. Vediamo. Io in cucina Piano piano, eh? Tra un po' le ricette le fede, e io riprendo. dico la mia, Sì, soprattutto alla fine della ricetta. Esatto. eh. No, dico la mia, nel senso che comunque mettimene ancora, non. Adesso questi li inforniamo a 190 gradi con il forno già a temperatura, e forno statico soprattutto, per, guarda, io penso che bastino 25 minuti. L'importante è che comunque la crosta diventi dorata. Ecco, quindi appena vedete che la crosta diventa dorata, quindi magari il vostro forno è più potente, basta, chiudete, togliete e li togliete dal forno. Ci rivediamo a gamberi cotti. A A dopo. dopo. Sono pronti, ragazzi. Guardate che spettacolo che Che sono. carini. Sì. Peccato la pasta sfoglia non era quella normale, Quella che avresti voluto prendere. quella che avrei voluto prendere. Purtroppo mi sono dovuta accontentare della pasta sfoglia senza glutine, e questo è quello che succede. Un assaggio, come al solito, uno. Ovviamente. Buono? I gamberoni sono eccezionali. Sì, beh, Movimar. Sembra scontato, ma no, Assaggia. no, no, mangia, mangia. Bravissima a tavola con Silvia, complimenti, anche stavolta hai fatto bingo. Centro, bingo, faccio tutto io, Tutto. tutto.
Va bene, ragazzi. Saluto a lui. Sì, ci vediamo alla prossima puntata. Ah no, alla prossima ricetta. Ciao. Un abbraccio, ciao.